E così, ok. Ho scoperto che quello stronzo mi tradiva. Ma scusa, settimana scorsa mi hai detto: finalmente l'uomo della mia vita. È maturo, gentile, sensibile, mi fa sentire una principessa. Diceva che ero l'unica donna della sua vita, ma si era dimenticato la moglie e le tre figlie. Eppure il cane. Cane? Sì, un cucciolo, femmina. Pensa che la prima figlia è la mia età e l'ultima l'età del cane. Quindi niente crisi coniugale? Forse era meglio il ragazzino arrapato con cui stavo prima. Non puoi scegliere un uomo in base al meno peggio. Un uomo più grande, pensavo che fosse affidabile. Cambiamo punto di vista. 50 anni, immaturo, inaffidabile, che non ti ha mai fatto sentire importante. Chi ti ricorda?